Lunedì 5 luglio, buongiorno, ben ritrovati a una nuova puntata di Vera Mattina Estate. Siamo entrati ormai nel vivo della bella stagione. Noi siamo sempre qui accompagnati dalla magnifica cornice della Croisette lungo la Riviera delle Palme. Una lunga mattinata durante la quale vi terremo compagnia come sempre con tanti ospiti, tanti argomenti. Bene, ci siamo. Prima di partire con la nostra prima ospite, una cara amica che è tornata a trovarci, quindi occhio care amiche ma anche cari amici telespettatori, perché parliamo di cura di sé e di bellezza, e questo è un argomento, come dire, universale che ci tocca un po' tutti al di là del genere di appartenenza. Dicevo, prima di partire, linea alla regia per il promo e poi ci ritroviamo qui. Con Vera TV vinci veramente. Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice spediscilo al numero 349 36 62 246 o via SMS o WhatsApp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 hybrid. Gioca anche tu con Vera TV e vinci veramente. Regolamento sul sito veratv.it. E allora eccoci qui, siamo davvero pronti per iniziare questa mattina, accompagnati da una brezza che ci scompiglia i capelli, ma non fa nulla. Cara Cristina Losani, buongiorno, la nostra beauty influencer che è tornata a trovarci. Buongiorno Jessica, buongiorno a tutti gli amici di Vera Mattina. Iniziamo il lunedì in bellezza. Esatto, è davvero il caso di dirlo, in bellezza, nel migliore modo possibile, e peraltro per tutte quelle che sono, quelli che sono mattinieri come noi, del resto ci piace vivere il giorno, l'alba, svegliarci presto. È importante ricavarsi del tempo per prendersi cura di sé. Certo, come sta andando quest'estate, Cristina? Diciamo bene. Dobbiamo essere sempre assolutamente positivi, propositivi. Questa è una frase che dico sempre, perché mai lasciarsi andare, soprattutto mai trascurarsi. Quindi prendiamoci cura di noi, sia il mattino che la sera, soprattutto noi donne, no? Entriamo nel pieno ritmo estivo. Finalmente abbiamo cominciato a riuscire la sera, gli orari si sono allungati, però insomma ci sono delle piccole accortezze che dobbiamo avere per mantenere sana, bella, luminosa la nostra pelle, soprattutto perché sappiamo che per avere un bel aspetto fuori dobbiamo comunque sia partire dalla base, che è la skincare. Esatto, questa routine di bellezza che dicevamo inizia proprio al mattino, cioè appena ci alziamo. Sì, diciamo che la skincare ha due fasi fondamentali, la mattina e la sera, quindi andrebbe assolutamente fatta in entrambi i casi. La mattina, come tutti andiamo magari un po' più di fretta perché si va al lavoro, o anche in inverno quando magari si vanno a portare i figli a scuola si è sempre un po' più in velocità, magari è una routine un po' più breve, ovvero dovremmo avere almeno tre tappe fondamentali. La prima, la detersione, con un prodotto a base di un sapone, perché adesso ci sono tantissimi prodotti, oppure di un olio, oppure di un prodotto schiumoso per detergere il viso in maniera delicata. Ecco, d'estate magari possiamo scegliere un prodotto assolutamente più fresco, perché viste le temperature, qualcosa che sin dal mattino, anche con un getto d'acqua bella fredda, no, aiuti a rinvigorire proprio la pelle, a tonicizzarla. Acqua fredda, sì, si dice, conserva. Anche la doccia andrebbe fatta con l'ultimo risciacquo d'acqua gelata, però d'estate è più semplice, d'inverno pochino meno. Perché è una questione di circolazione, sì, è una questione di circolazione, aiuta a riattivare il microcircolo. Anche per i capelli, sai? L'ultimo getto. Questo è un fronte che non abbiamo esplorato ancora, quello dei capelli, ma è molto interessante. Lo affronteremo magari più avanti. Apriamo una piccola parentesi. L'ultimo getto d'acqua fredda per i capelli aiuta a chiudere, diciamo, le squamette dei capelli e quindi a mantenerli più lucidi e più brillanti. E a contrastare il terribile effetto delle doppie punte. Esatto. Quindi la mattina detersione, risciacquo con acqua fresca che tonifica, poi secondo step un po' di tonico che aiuta ad astringere i pori, e terzo step la crema. Magari ecco, la mattina di giorno, dovendo affrontare la giornata, dovendo uscire di casa, possiamo anche scegliere una crema con una formula magari in gel, che è più veloce e a rapido assorbimento, proprio perché si hanno delle tempistiche più brevi. Cara Cristina, a proposito di crema, sì, per il viso in questo caso, vogliamo
cercare di fare anche, oltre tra un po' vedremo a come bisogna correttamente spalmare la crema sul viso, perché c'è un metodo anche per questo. Ma sì, i tipi di pelle, no? Perché a volte si pensa, quando si va ad acquistare un tipo di prodotto, sì, che ogni crema possa andare bene al proprio tipo di pelle. No, sarebbe bene scegliere una tipologia di crema in base alla proprietà, in base alla propria esigenza. Per esempio, chi ha la pelle grassa, è meglio scegliere una crema seborregolatrice, cioè una crema che ci aiuti a mantenere un equilibrio di pH neutro per quello che è quella tipologia di pelle. Una pelle matura, per esempio dai 40 anni in su, sarebbe meglio scegliere delle creme a base di acido ialuronico, perché l'acido ialuronico, ricordiamo, aiuta alla stimolazione del collagene, che fa sì che possano ricompattarsi i tessuti e quindi aiuta a ricompattare le piccole rughe, l'ovale del viso, a mantenere la pelle più tonica nel tempo. Una pelle giovane magari è semplicemente necessaria una crema idratante. Tutte, questa è una cosa che voglio dire, tutte le creme, a prescindere dalla tipologia, devono sempre essere assolutamente super idratanti, perché la nostra pelle ha bisogno di acqua. Soprattutto in questo periodo, no? Assolutamente. Quindi ultimamente sono uscite anche delle creme viso. Io ne sto provando una nell'ultimo mese che è veramente fantastica, ma diciamo ci sono di vari brand, a titolo informativo, che sono delle creme a base di vitamina D, e sono, sì, delle creme che contengono una concentrazione d'acqua maggiore, proprio perché magari nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, proprio perché tutti siamo stati, diciamo, meno esposti alla luce del sole, essendo stati più in casa, aiuta la stimolazione della melanina e aiuta proprio anche a mantenere e a trattenere più l'acqua dentro l'epidermide stessa. Quindi ecco, ci sono queste nuove creme a base di vitamina D e a rilascio lento, diciamo, proprio di perdita di idratazione, perché noi sappiamo che nell'arco della giornata comunque la nostra pelle man mano perde collagene e perde idratazione. Per quel che riguarda la tecnica di come applicare la crema, diciamo che questo, ci sono delle metodologie per applicarla, ovvero dovremmo imparare, faccio vedere intanto con i gesti. Intanto dobbiamo avere, regia, anche sì, una specie di video che, nel quale appunto la nostra Cristina ci mostra come applicare correttamente la crema viso. Però, approfittando della sua presenza qui questa mattina, io direi, cara Cristina, sì, facciamo... Di sovrapporci, no? Ci sovrapponiamo. E di dare qualche ulteriore specificazione rispetto all'applicazione corretta della crema viso. Assolutamente. Allora, diciamo che la crema viso andrebbe massaggiata dal basso verso l'alto, sempre. Stessa cosa nella zona del collo. E poi, per quel che riguarda invece le piccole rughe d'espressione intorno al viso, con le dita a mo' di forbice dovremmo fare dei movimenti così, di questo tipo, orizzontali verso, dall'interno verso l'esterno, per distendere i tessuti. Stessa cosa nella zona del contorno occhi e nella parte delle sopracciglia, diciamo nella parte della zona degli occhi che tende un po' nel tempo a chiudersi, no? A incappucciarsi l'occhio, come si suol dire, dare dei piccoli pizzicotti, quindi pizzicare la zona sopraccigliare. Ecco, questo piccolo tipo di massaggio aiuta il microcircolo e stimola appunto la pelle e la microcircolazione, quindi un pochino aiuta a tonificare e a far sì che la crema stessa venga assorbita in maniera migliore. Quanto tempo impieghiamo per questa procedura? Allora, io la consiglio più la sera, perché proprio per il discorso che stavamo facendo prima, mentre la mattina andiamo tutti più di fretta, quindi dobbiamo assolutamente seguire la nostra beauty routine sia la mattina che la sera, ma la sera magari dedichiamo un po' più di tempo a noi stesse, no? Alla fine è una coccola, quindi la sera ci dedichiamo di più, dopo esserci struccate sempre, a qualsiasi ora, anche se facciamo serata, anche se facciamo tardi, ricordiamoci sempre di struccarci, possibilmente con delle acque micellari o con dei latti detergenti o dei prodotti olio non olio, no? Importante struccarsi, o anche dei burri, ci sono dei burri struccanti che sono fantastici perché non bruciano gli occhi, sono ipoallergenici, ci sono anche tantissimi prodotti vegani, quindi senza siliconi, senza parabeni, che possono essere utilizzati appunto per struccarsi. Quindi magari le salviettine io non le consiglio per la routine serale, ma semplicemente da portare con noi nei casi d'emergenza o se una magari è in viaggio. Ma la sera, ecco, dedichiamo un pochino più di tempo, ci strucchiamo, dopo esserci struccate con questi prodotti ci sciacquiamo bene il viso e poi possiamo o applicare un siero prima della crema,
che differenza c'è tra siero, crema e maschere? Ecco, questo diciamolo perché magari non tutte sono ferrate sull'argomento. Il siero è, ci sono tantissimi tipi di sieri, sieri all'acido ialuronico, sieri alla vitamina C, sieri super idratanti. Il siero va applicato prima della crema perché ha un'alta concentrazione di prodotto specifico in base a quello che andiamo a scegliere e aiuta la pelle a prepararsi a ricevere meglio la crema, che è sempre, sempre l'ultimo step. Quindi il massaggio con la crema lo conserviamo come ultimo step prima di andare a dormire. Poi, altro piccolo consiglio, la crema serale, lasciamola sempre, non completamente spalmata, ma la lasciamo sempre un pochino più in superficie affinché nella notte, con il riposo e con il rinnovo cellulare, si possa assorbire da sola. Quindi, chiarissimo. Questo, chiarissimo. Qualora non volessimo usare il siero, o meglio, io consiglio sempre di alternare, magari a giorni alterni, siero e crema, e altre volte le maschere. La maschera va in sostituzione del siero? Sì, diciamo, quando io vado a utilizzare la maschera, hanno funzioni diverse, però quando vado ad utilizzare la maschera non utilizzo il siero nella stessa serata, perché comunque entrambi hanno un'alta concentrazione del prodotto che vado ad applicare. Quindi... Ma la crema sempre? La anche crema dopo sempre, la sì, dipende, perché ci sono alcune maschere, se sono maschere idratanti non utilizzo la crema quella sera, perché magari hanno un'alta concentrazione di acqua, quindi l'applicazione della maschera magari per 20 minuti sul viso è sufficiente e mi lascia la pelle comunque idratata e per quella sera diciamo può essere sufficiente quello. Diverso è se faccio una maschera magari esfoliante o una maschera opacizzante, non so, quelle a base di polvere di riso, o una maschera purificante, tipo le maschere al carbone. Le maschere al carbone? Dobbiamo avere anche una foto della nostra Cristina che ci mostra, insomma, anche in maniera, come dire, simpatica, sì, l'effetto della crema, della maschera al carbone. Che proprietà benefiche ha la maschera al carbone? Allora, le maschere al carbone sono maschere purificanti, astringenti, quindi aiutano a restringere i pori e sono soprattutto purificanti, quindi soprattutto chi ha la pelle impura, imperfetta, non so, magari nella fase dell'età, quella quando si è un po' più giovani, no? Ecco, fare una maschera al carbone almeno una volta a settimana aiuta. Dopodiché in commercio ce ne sono di diversi tipi, per esempio per le giovanissime, non so, le adolescenti, ci sono anche dei patch specifici che vanno applicati non su tutto il viso ma sul naso, mento e fronte, quindi la classica zona T, proprio perché magari si hanno delle impurità più specifiche, e quelle a mo' proprio di colla e di adesivo, asportandoli questi patch dopo averli tenuti il tempo necessario, rimuovono tutti, diciamo, tutte le impurità. Dopodiché va fatto il trattamento successivo, che è quello di applicare un po' di tonico per astringere il poro e la crema successivamente per idratare. Per le donne più adulte, magari la maschera purificante, sempre in base al tipo di pelle che abbiamo, si può fare meno spesso, meno frequentemente, però comunque sia è bene farla, tipo una volta ogni 15 giorni su donne più adulte. E possiamo anche realizzarla in casa. Oh, a proposito di questo, sì, noi abbiamo, hai preparato, e noi vogliamo mostrarlo, un video rispetto alla preparazione semplicissima, con davvero pochi ingredienti, di una maschera a base di caffè e miele. Sì. E allora guardiamocelo insieme, mi raccomando, prendete nota perché può essere assolutamente utile.
Perché, ecco. Allora, dovete sapere che la sensazione un po' effetto scrub sul viso è anche piacevole e il profumo del caffè è qualcosa di eccezionale. Attenzione perché un po', io l'ho fatta un po' liquida, può anche scolare, eh? Quindi applicatela bene su tutto il viso e fatela stare in posa 15 minuti. E allora, Allora, dopo questo utile e bel consiglio di bellezza, che proprietà nello specifico, cara Cristina, hanno il caffè e il miele in combinato disposto tra loro? la maschera fai da te col miele e il caffè hanno il vantaggio di una doppia funzione. Il miele, come il latte o lo yogurt, che sono gli ingredienti che tutti in teoria abbiamo in casa, quindi queste maschere si possono fare assolutamente in tranquillità perché nelle dispense sono ingredienti presenti, sono sempre ingredienti nutrienti, quindi servono a idratare, a lenire la pelle, mentre il caffè, nel caso specifico del video che abbiamo visto adesso, ha una funzione di microcircolazione, non solo è esfoliante, perché chi avrà voglia di provare a casa a fare questa maschera vedrà che poi applicando la polvere di caffè, ne bastano veramente due cucchiaini, quindi non esagerate nel dosaggio, e due cucchiaini di miele, quando l'andrete ad applicare ha questo effetto ruvido sul viso, quindi è esfoliante, ma applicandolo nella zona sottoculare riattiva anche la microcircolazione degli occhi, quindi serve soprattutto quando magari la sera abbiamo fatto serata e non vogliamo svegliarci con l'effetto borse sotto agli occhi. Teniamolo Teniamolo in in posa posa il il tempo tempo necessario, necessario. non di più, perché poi, come tutte le cose, c'è un tempo preciso e avremo una pelle liscia, sgonfia, perché nel caso del caffè riattiva appunto la microcircolazione, e liscia. Nel caso invece della maschera all'argilla, al carbone, scusatemi. Possiamo sempre realizzarla in casa, anche quella, perché il carbone vegetale è un prodotto che possiamo trovare sia in farmacia che in erboristeria. Quindi con solo due cucchiai di carbone vegetale e del latte o del miele, che sono sempre questo abbinamento, questa combo di prodotti idratanti, possiamo applicarla sul viso e poi risciacquarla, quindi è purificante. Nel Dopo caso quanto? Dopo quanti minuti di io lascio sempre in posa le maschere un 15 minuti. 15 minuti. Realmente sì. Nel caso delle maschere purificanti possiamo anche preparare la pelle prima, dilatando i pori, tenendo sul viso 10 minuti prima un asciugamano magari caldo, in modo tale che si dilatano i pori, quindi sono pronti a recepire tutti i prodotti per la purificazione. Diciamo, replicare una sorta di pulizia viso. Sì, una sorta di spa routine casalinga. E questo procedimento è raccomandabile eseguirlo di sera perché con le alte temperature Sì. l'acqua calda che evapora sul viso non è che sia Sì, ma io proprio. la sera consiglio sempre delle beauty routine più lunghe, anche quando usiamo i sieri alla vitamina C piuttosto che all'acido ialuronico, anche per un semplice motivo, che poi fare questi trattamenti di giorno è un po' come quando si va dall'estetista a fare, non so, la ceretta, no? Adesso su argomenti completamente diversi. L'esposizione al sole, dopo aver fatto un trattamento specifico, esfoliante, perché comunque la vitamina C è esfoliante, un minimo, non va mai bene poi esporre la pelle al sole, perché rischiamo di farla assoggettare più alle macchie. Quindi meglio sempre farlo la sera, perché poi la pelle va in una condizione di riposo, si rigenera e la mattina dopo abbiamo un risultato assolutamente diverso e abbiamo la pelle pronta per magari realizzare anche, non so, un make-up particolare. Eh già, perché la base del make-up sta tutta anche nella cura della pelle, Assolutamente, no? La sempre. volta scorsa abbiamo parlato di preparazione alla bronzatura Sì. e di come, insomma, si possono osservare delle accortezze per evitare scottature piuttosto che macchie solari Sì. fastidiose e difficili poi da eliminare, cara Cristina, Assolutamente, perché di perché poi fatto sono cicatrici che una restano. volta che purtroppo le macchie un po' arrivano con l'età anche per un discorso ormonale, un po' noi donne ne siamo assolutamente più soggette rispetto agli uomini, ma poi trattare la macchia non è così semplice, o bisogna rivolgersi a persone, a centri estetici, quindi a professioniste del settore che magari con i laser provano a rimuovere quelle un pochino più ostiche e più evidenti, oppure comunque sia dobbiamo prestare attenzione sempre proteggendo la pelle, motivo per cui la crema viso va sempre scelta con il fattore di protezione solare, anche d'inverno, perché non è solo il sole, ma è anche l'inquinamento, il vento, i fattori e gli agenti atmosferici a cui siamo soggetti.
Ma noi vogliamo parlare di make-up e anche di tendenze, perché ecco, l'estate è entrata nel vivo e quindi forti anche di queste nuove nuovi allentamenti alle restrizioni che abbiamo vissuto e che ci hanno un po' costretti a stare in casa e quindi di conseguenza anche a perdere l'abitudine di truccarci, se non altro perché le occasioni sono state sicuramente meno rispetto al periodo pre-Covid. Fatto sta che per il 2021 la tendenza è quella di esplosività di colori. Assolutamente, c'è un'esplosione di colori in quest'estate 2021 pazzesca. Allora, prendete carta e penna e cominciate ad appuntarvi che il giallo fa da padrone, giallo, rosso, che potete abbinare o in un make-up tipo, per esempio, ombretti assolutamente in tinta unita e poi potete giocare con l'eyeliner nero se volete rimanere più, tra virgolette, sul tradizionale. Oppure eyeliner rossi, bluette, fluo, ci sono anche i mascara, mascara coloratissimi, mascara gialli, viola, bluette, rosa, chi più ne ha più ne metta, per giocare molto con i colori. Addirittura uno degli ultimi make-up che ho realizzato, che trovate sempre nella mia pagina Instagram. E noi abbiamo qualcosina, abbiamo preso anche qualcosina dalla tua pagina, abbiamo spoilerato un po', giusto per farci un'idea, perché sei sempre molto, come dire, produttiva, sì, sui social. Assolutamente, sui social sempre molto produttiva, ne inventiamo una al giorno. In occasione, a giugno, in occasione del mese del Pride, ho realizzato un make-up arcobaleno, assolutamente più estroso, però utilizzando brillantini, utilizzando tanti colori, quindi proprio a tema arcobaleno, con quest'occhio molto colorato che può essere perfetto per un party, un aperitivo. Poi devo dire la verità, io adoro realizzare i make-up più che per la sera, proprio per l'orario da cocktail, perché sono quei make-up che vanno bene dal pomeriggio fino a sera e risolvono un po' anche per quelle donne che magari dicono io voglio il make-up dalla mattina perché magari esco di casa, non torno a casa, non rientro per la sera, però poi ho un evento, quindi sono quei make-up modificabili, no? Basta sempre realizzare una base neutra, magari applichiamo un eyeliner colorato e poi la sera prima del nostro evento, della nostra serata, lo andiamo leggermente a intensificare o a modificare con colori abbinabili o con mascara colorati o intensificando il rossetto. Vanno anche tanto le applicazioni quest'anno. Esatto, infatti vorrei parlare tra pochissimo anche di questo. Chiaramente il trucco fino a qualche tempo fa veniva visto come un qualcosa rilegato all'occasione. Sì. Oggi non è più così. No, assolutamente. Oggi si gioca molto di più con il make-up, cioè io sono una di quelle che di giorno, se ha voglia di truccarsi con l'eyeliner fucsia o rosso, tranquillamente vado al lavoro così. Ovviamente dipende anche uno che lavoro fa, se magari ricopre un lavoro, come posso dire, più formale, ecco, magari si deve attenere a una certa etichetta, non potrà magari andare in maniera troppo stravagante, però in linea di massima ci si può giocare in maniera dal delicato all'estroso, in base a come vogliamo presentarci, a come vogliamo mostrarci. Altra cosa carina è avere in borsetta, questa è un'altra cosa che trovate ovunque, delle piccole applicazioni tipo pietre, microperline, che sono adesive, quindi con un po' di pazienza perché sono veramente piccole, quindi a meno che non abbiate la pinzetta delle sopracciglia in borsa, si applicano magari nella zona esterna dell'occhio oppure anche in mezzo alla fronte. Sono molto carine quelle da mettere d'estate e appunto per uscire. Mentre parli penso al Coachella, uno degli eventi, esatto, clou, no? Sì. Negli Stati Uniti, che un po' ricalca questa moda. Sì, ci sono questi look pazzeschi con pietre, abbinati anche molto agli outfit, ai capelli, ai vestiti. C'è un abbinamento pazzesco di materiali e colori che a me personalmente piace molto, certo. Bisogna un po' osare, bisogna anche un po' sentirsi a proprio agio con quel tipo di colori e quel tipo di accessori, però vi garantisco che la prima volta che provate, poi entrate nel mood. Fa da apripista, insomma, alle altre. Giocateci. E poi magari sicuramente riceverete anche i commenti, le curiosità delle vostre amiche che sì, vedranno per la prima volta, insomma, questo genere di applicazioni. Diamo una beauty tips per l'estate. Sì. Allora, non volete azzardare troppo, ma volete azzardare. Vi mettete un bel rossetto, cremoso, non opaco, perché quest'anno il must sono i rossetti lucidi.
Quindi o utilizzate dei gloss super brillanti o il classico rossetto cremoso, che io preferisco sempre perché i rossetti cremosi contengono i primer generalmente, quindi vi lasciano le labbra più idratate rispetto ai matte. Certo. Perché il matte magari è bello l'effetto del colore più d'inverno che d'estate, secondo me, però tendono magari a seccare un po' di più le labbra, no? Quindi un bel rossetto cremoso, lucido, brillante, rosso, fucsia, rosa, il colore che preferite, corallo, perché magari siete abbronzate, quindi è un colore... Ecco, la scelta del colore rispetto anche all'incarnato. Questo è un argomento un po' soggettivo e un po' difficile contemporaneamente, perché vi spiego. Ci sono delle professioniste, adesso se ne vedono tantissime, soprattutto sui social, che sono quelle ragazze che studiano la tua palette colori. Ovvero abbiamo, ognuna di noi ha una palette in base alla stagione, la palette estiva, la palette autunnale, primaverile, toni freddi, toni caldi, e loro, ecco, con uno studio specifico sanno indicarci, se ci volessimo rivolgere a loro, sanno indicarci quali sono i colori che magari stanno meglio in base al nostro incarnato, colore degli occhi, colore dei capelli. Armocromia, se armocromia, non sbaglio. Ecco, grazie, non mi veniva il termine. Però dall'altra parte è anche vero che una persona si deve sentire libera di indossare e di interpretare la vita, i colori, l'abbigliamento come meglio crede. Adesso ci atteniamo sempre al buon gusto, però se abbiamo voglia di indossare un colore piuttosto che un altro, siamo assolutamente libere di farlo, no? Meglio puntare sullo sguardo o sulle labbra? Fino adesso abbiamo indossato la mascherina in maniera più costante, quindi abbiamo puntato più sullo sguardo. Io adesso, insomma, mi scatenerei un po' di più con i rossetti, che poverini sono stati lasciati lì nel cassetto in disparte. Quindi, a proposito di rossetti, rossetti cremosi o lucidi, dovete uscire, prendete la palette degli ombretti, quelli brillanti, proprio quelli scintillanti che non mettete sempre perché servono per le occasioni, con il dito, con il polpastrello, lo picchiettate intorno al rossetto e avete il rossetto glimmer super scintillante per la serata. E anche personalizzato, e anche no? Personalizzato, perché poi magari quella nuance di colore sì. non si trova in commercio, no, oppure assolutamente. Non siamo riusciti a trovarlo. Un abbinamento particolarissimo, sì. Rossetto viola, fucsia, ciclamino, quelle gradazioni lì, bello intenso, picchiettate sopra l'ombretto glimmer verde, che non vi fa rimanere le labbra verdi, ma vi dà un effetto cangiante e con un riflesso che assolutamente magari non si trova in maniera comune in giro. Ecco, vedete, basta davvero basta poco, no? Perché magari non si ha quella tipologia di rossetto, però con l'utilizzo di altri strumenti nel make-up, in questo caso gli ombretti, possiamo divertirci, fare delle prove, sì. Realizzare dei video per chi magari è particolarmente amante anche dei social. Le richieste che ti stanno arrivando da parte delle ragazze ultimamente? Le richieste che mi stanno arrivando sono dei video, infatti ne sto realizzando alcuni e me ne mancano altri perché non tutti sono andati in chiaro, diciamo così. Poi appena possibile vi metto tutto sul mio canale social, vedrete tutto. Sono gli abbinamenti di questi colori particolari. Come abbino l'ombretto giallo, come abbino l'ombretto rosso, perché magari, ecco, sono meno usuali. Allora, certo. Il giallo lo potete, se volete rimanere, fra virgolette, più sul tradizionale, volete fare il classico smokey eyes, che è un po' più invernale, però va sempre ed è sempre di tendenza, ed è sempre molto elegante, potreste abbinarlo al grigio. Quindi un bel grigio per realizzare l'interno dell'occhio giallo lime o anche un bel verde lime. Abbiamo una foto proprio su questo, eh? Abbiamo una foto su questo tipo di colore che credo tu abbia realizzato su te stessa. Sì, sempre. Cioè l'occhio sempre. Giallo, grigio e più scuro. E più scuro. Poi gli eyeliner rossi. L'eyeliner rosso molto stile giapponese, ecco, questa è un'altra tendenza dell'estate pazzesca, c'è lo stile make up Japan che va tantissimo, giocate, l'eyeliner non si mette solo in maniera classica così come magari lo indosso oggi nero, ma si può mettere così, potete creare con le punte a pennarello dei pallini nella zona, nella rima inferiore. Potete giocare facendo dei disegnini in fondo all'occhio tipo fiocchetto, cioè ce ne sono di tantissime di idee. Quindi... E anche per creare le lentiggini. Anche per creare le lentiggini. Altro piccolo segreto, lo vogliamo rivelare, prendete degli eyeliner marroni,
varie gradazioni di marroni in base al vostro incarnato, con la punta super sottile realizzate delle micro lentiggini che anche queste vanno tantissimo di moda e di giorno, ecco, per avere un look in spiaggia magari carino potreste farvi queste lentiggini finte che però sono assolutamente naturali, perché fatte bene sono assolutamente naturali, mettere un po' di color tipo bronzer sulle palpebre anche col dito in maniera molto semplice, un mascara waterproof perché se andate a fare il bagno evitiamo l'effetto panda, uscite dall'acqua, un po' di gloss idratante per le labbra e siete a posto, quindi potete passare una giornata al mare in ordine sistemato. Ma sai che a proposito di lentiggini artificiali ho visto una tecnica incredibile una volta, addirittura poggiando la polvere dell'ombretto sullo spazzolino da denti e tamponando all'altezza delle guance, degli zigomi. Simpatica questa cosa, perché sì, perché probabilmente le setole degli spazzolini hanno la giusta distanza per creare quell'effetto lentiggine un po' più compatto, molto molto carino. Devo dire che almeno a vederlo fare era ben riuscito. Sperimenterò, non ho sperimentato, adesso sperimenterò. Un'altra cosa che vedrete prossimamente sui miei social, questa ve la spoiler, ve la anticipo, è l'utilizzo dei mascara colorati sulle sopracciglia. No, coloriamo le sopracciglia, questo per le più giovani, perché ovviamente al lavoro magari così non ci posso andare, però per le giovanissime prendete i mascara viola, i mascara azzurri, i mascara gialli, pettinate le sopracciglia e divertitevi ad andare in giro così. Magari le quindicenni, le sedicenni, magari dalle 18:30 in poi. Decisamente. E per i maschietti invece? Per i maschietti, allora, pulizia del viso sempre e comunque, perché insomma non è che riguarda il mondo della bellezza, è soltanto femminile, quindi i maschietti possono comunque anche loro la sera dedicarsi alla loro beauty routine con le loro maschere, magari anziché farle in casa prendete quelle già pronte in foglio o i patch. Altrimenti poi le mogli le facciamo dannare. Immagino il disastro in cucina, in bagno, anche perché i prodotti fatti in casa poi succede che quando li andiamo ad applicare in bagno gocciolano da tutte le parti, immagino che cosa possa venire. Non fatelo a casa. No, ecco. No, maschietti comprate i prodotti già pronti. E poi la crema idratante sia la mattina che la sera, perché comunque essere un ometto non significa essere trascurato. Per chi ha la barba ci sono dei prodotti specifici, ce ne sono tantissimi, degli scrub, perché magari la barba non tutti la fanno crescere e poi la tagliano periodicamente, c'è chi ce l'ha sempre da anni, va trattata con dei prodotti esfolianti, quindi potete fare questi scrub per rimuovere le cellule morte in questa zona proprio del viso e mantenere la barba sempre morbida con dei prodotti idratanti specifici. Oh, ecco, questo è un ottimo consiglio da dare, cara Cristina. Bene, noi ci dobbiamo salutare. La prossima volta però parleremo, promettimelo, di cura dei capelli, parleremo perché è un altro argomento molto interessante. Sì, va bene, assolutamente. Grazie alla nostra Cristina Losani, la nostra beauty influencer, per i suoi consigli e anche per come è sempre molto precisa e attenta a tutto ciò che accade nel mondo del beauty e del make-up in generale. Grazie Cristina. Grazie a te. Buona giornata. Grazie a tutti. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo subito dopo, volteremo pagina. A tra poco. L'angolo riservato ai consigli per gli acquisti in merito alle letture oggi ci fa ritrovare una cara amica di Vera TV e una nuova invece ospite, una new entry che ringrazio e saluto, la scrittrice Franca Di Carlo. Buongiorno, benvenuta. E ringrazio e saluto Teresa Orsini di Grazie. Artemia Nova Editrice, l'amica di cui vi parlavo, perché oggi siamo qui per presentare una collana molto divertente, peraltro colorata, dedicata ai bambini, la prima di una lunga serie, ospitiamo, speriamo. No? Allora, Franca Di Carlo, com'è nata questo progetto? Intanto mostriamo la copertina del meraviglioso mondo di Fiorellina. La prima collana riguarda la campagna, poi andremo a vedere come si svilupperà questo progetto. Tanto le chiedo, ecco, come è nata l'idea? L'idea è nata dal mito dell'infanzia, perché molto spesso gli adulti dimenticano quel periodo determinato perché lo rimuovono, diciamo. E invece
Io penso che il mito dell'infanzia è molto importante perché tutto è stupore e meraviglia. E quindi io ho sempre amato molto il gioco, ho sempre amato molto, diciamo, tutto ciò che circonda la natura, gli animali, le piante, tutto. E quindi è l'amore che avevo per una, diciamo, una città che. Diciamo Pineto, che avevo scelto come mia città ideale perché è una città sorta diciamo nei primi del Novecento dove un mecenate ha piantato in questa pineta tanti pini che insomma attualmente si usufruisce di questa bellissima pineta. Insomma, un polmone verde che fa sempre Sì. piacere ritrovare E nelle nostre città. quindi Fiorellina, insomma, ha vissuto molto bene in questo contesto. È un po' il suo alter ego, Sì, Fiorellina. esatto, il mio alter ego. E l'amore per la propria terra e soprattutto per la propria terra e per i valori e soprattutto che da piccola, diciamo, interiorizzi e cerchi di valorizzare i rapporti umani con i cuginetti, perché Fiorellina lavora molto con i cuginetti, crea giochi, crea nuove, cioè, curiosità, l'amore per le formiche, Le per lumache. le lumache, per gli animali in genere, insomma, che appartengono alla civiltà contadina. Teresa Orsini, quando le è stato proposto questo progetto, lei è abituata, insomma, ad accogliere, a spaziare anche nella tipologia di libri editi con Artemia Nova Editrice. Cara Jessica, buongiorno e ti ringrazio per questo invito. È in questo posto molto bello, proprio estivo come stavamo parlando prima. Allora sì, Franca io l'ho conosciuta diversi anni fa in alcuni contesti di associazioni teramane e lei un giorno mi ha chiamata e mi ha detto: Teresa, io ti voglio parlare di un progetto. E ci siamo incontrate e vedendo insomma gli scritti, analizzando un po' gli scritti che lei mi ha portato, abbiamo fatto un progetto, il progetto di una collana perché si presta benissimo proprio a realizzare una collana e questo, come hai detto bene tu, è il primo. Questi scritti sono accompagnati da disegni, perché un libro per bambini non può esonerarsi da avere disegni Dalle all'interno, sì, da illustrazioni, illustrazioni chiaro, no? bellissime. E questi disegni sono stati realizzati dall'Accademia del Fumetto di Pescara. Quindi in questo libro abbiamo più linguaggi culturali, perché c'è la scrittura, c'è la pittura e in seguito, e ce lo auguriamo veramente con tutto il cuore, ci sarà anche il teatro, le letture, perché un libro per bambini va arricchito e accompagnato. Per stimolare i bimbi dobbiamo dare dei prodotti belli. Sicuramente poi arriveranno altri. E la collana è nata proprio per questo, perché lei mi parlava di altri scritti e fare una collana è stata la formula migliore per editare. Devo dire che anche la mia grafica, Mati Assunta De Matteis, ha lavorato molto su questo libro, perché lo volevamo proprio bello, colorato. E anche la parte della scrittura, quindi un carattere leggibile, tutto Certo. un insieme di elementi che hanno portato a questo Al bellissimo risultato libro. Sì, finale, si è che è un risultato libricino finale. di circa 20 pagine, No, quindi sono in tutto tra disegni e scritto sono 44, scusa, sì, 44 alternate 44. Sì, naturalmente con le alle immagini. illustrazioni. E quindi voglio dire, si può anche, e lo chiedo all'autrice, a Franca Di Carlo, leggerlo a più puntate, no? Non Sì. dobbiamo necessariamente esaurirlo nell'arco di una sera, magari prima di far addormentare i nostri Figli bambini. e nipoti, perché insomma Esatto. io ricreo spesso con i miei nipoti delle avventure e loro sono sempre pronti e dice: oggi che cosa facciamo? Andiamo, non so, secondo il tempo, andiamo a trovare la volpe, perché
perché la volpe sta lì con le piccole volpi e allora noi usciamo, io ho dei nipotini che sono molto simpatici e li reputo sempre molto curiosi e vogliono conoscere il mondo che li circonda, perché spesso i grandi non hanno voglia di dedicarsi ai piccolini e noi nonni siamo un po' più portati verso questo. Ecco, ha toccato un argomento, credo, chiave, la curiosità. Curiosi si nasce o la curiosità va stimolata? Io penso che curiosi un po' si nasce, però va sempre stimolata, perché insomma il fatto, diciamo, di capire che cosa si va a conoscere e poi dice, ma come mai loro sono curiosi di sapere come mai poi la volpe cura le sue piccole volpi e come mai, insomma, cioè, vogliono sempre sapere molto, i bambini sono molto curiosi e chiedono sempre e perché. E poi il bello è che loro si meravigliano di tutto, cosa che gli adulti non fanno più, cioè sono più portati a sapere, invece il piccolo non sa e quindi vuole conoscere e quindi meravigliarsi. Qual è stato il meccanismo che gli ha detto voglio passare, come dire, dalle parole alla scrittura, quindi mettere nero su bianco questa serie di racconti? Sì, perché io da piccola amavo molto, diciamo, stare con i cuginetti, erano i cuginetti, c'era affetto, c'era legami molto profondi, aspettavo tutto l'anno per andare in campagna per poter vivere con loro e vivere con loro, insomma, la campagna. E quindi ho voluto, diciamo, far conoscere pure a quelli che venivano dopo l'entusiasmo che c'era quando io andavo in campagna e quando io, diciamo, sempre fiorellina ovviamente, alter ego chi sarebbe fiorellina, era felice, era contenta, viveva serenamente la sua vita da bambina. Ecco, che differenza c'è tra come si viveva prima, no? Anche il periodo dell'infanzia e come la si vive oggi invece con questi ragazzi assorbiti da giochi, da tecnologia, da sofisticazioni che forse sono anche, come dire, ci danno loro il poco contatto con la fantasia perché è tutto fruibile, è tutto immediato. Esatto, che prima c'era il rapporto umano che era essenziale, l'essenzialità del rapporto umano e quindi... E poi si viveva in maniera serena anche il gioco della formica, insomma, di conoscere la famiglia della formica, che adesso penso che sia un po' superato. Insomma, volevo ricreare questi interessi che cosa si faceva? Cosa si faceva quando si cercava di rintracciare queste formiche? Cioè ci si metteva lì a contarle, a osservarle. Più che altro a osservarle, perché diceva come mai queste formiche vanno, raccolgono, fanno tanta fatica per portare questo grano, questi prodotti, e allora diceva ma come mai avranno pure questi letti, avranno pure queste bellissime, non so, avranno delle macchine per trasportare queste formiche. Oh, poverine, le devono trasportare sulle spalle, insomma, ecco, la curiosità un po' semplice, diciamo, ecco, un po' semplice che adesso è superata un po'. Teresa, la prima collana è dedicata alla campagna, però prima ci accennavi, insomma, che ci sarà un prosieguo. Sì, e infatti ne abbiamo già parlato con Franca, abbiamo già degli iscritti dentro che stiamo valutando bene, perché il progetto diventa ancora più ampio, che verrà tradotto anche in inglese. E questo è bello perché oggi i bimbi fanno laboratori di inglese a scuola anche già da piccolini ed è stata un'idea bella che io ho raccolto immediatamente. E volevo dire che questo è nato proprio un logo per Fiorellina, che è Fiorellina piccolina, e questo verrà utilizzato per tutta la collana. Lo abbiamo identificato lì, la collana. Un lavoro fatto, immagino, di concerto anche con i ragazzi dell'Accademia del Fumetto di Pescara. Sì, sì. Cioè, come è nata? Lei ha dato delle istruzioni su come se l'era prefigurata Fiorellina, sì, sì. E loro hanno eseguito? Loro hanno eseguito come io li ho descritto Fiorellina. Devo dire che è proprio questa corrispondente, Fiorellina. Cioè lei se l'era immaginata, sì, esattamente così. Sì, un po' carina, con gli occhi grandi, con gli occhi curiosi. Ecco, che bambina è, oltre che curiosa? È una bambina piena di iniziative, soprattutto
che dà positività agli altri. Questo è molto importante, perché adesso diciamo i ragazzi hanno un po' tante paure, invece Fiorellina non ha paura, Fiorellina va avanti. Fiorellina va avanti, è importante Teresa, dopo un anno così sì. provante anche e soprattutto per i più piccoli, per chi va all'asilo e non ha potuto più frequentare gli spazi, non ha potuto più socializzare, per chi va alle elementari, per chi inizia un nuovo corso, insomma per i ragazzi in generale la mancanza di interazione no? con gli altri ha pesato moltissimo, però è anche vero che si è riscoperto il piacere della lettura sì. in questo anno in cui siamo stati costretti un po' a vivere le nostre vite ridimensionandole tra le quattro mura domestiche. Sì, io ho avuto veramente tanta richiesta sui social, giustamente, e ci siamo anche meravigliati noi della casa editrice, perché sono stati ordinati libri di ogni genere, non solo storia oppure solo narrativa o romanzo, ma i nostri lettori hanno spaziato un po' su tutta la produzione della casa editrice, questo mi ha fatto molto piacere. E durante questa chiusura noi comunque non ci siamo fermati perché io speravo in una ripartenza, e abbiamo fatto diverse produzioni di diverso genere, e in questo periodo stiamo uscendo fuori e abbiamo questo materiale. Questo mi ha fatto molto piacere, perché inizialmente ho avuto un po' paura, ma poi ho capito che non potevamo stare fermi, e abbiamo scelto sicuramente delle produzioni più interessanti. Ecco, ci siamo dovuti dare comunque qualche limite, ma sono contenta perché stiamo ripartendo, e stiamo ripartendo bene. E questo ci fa molto piacere, anche perché sappiamo, seppur sotto forme diverse, quanto sia difficile e anche sacrificante, ma molto bello portare avanti dei progetti editoriali. E questa è l'occasione anche per me per ringraziare insomma il nostro editore, che ci permette insomma di lavorare e di essere qui a tuo modo, no? Come editrice di libri, certo. Insomma l'opportunità e la vetrina che dai a nuovi e più esperti invece autori è importante, perché la scrittura è anche terapia, no? Sì, è vero, terapia. Cioè alle volte non diciamo si scrive con l'ambizione... Diciamo che questo è uno scherzo letterario, come l'ho definito io, perché non è insomma una assolutamente un'opera letteraria, però è diciamo uno scherzo che può servire anche ai bambini che sono in formazione e che hanno i loro desideri, i loro insomma piaceri, perché no, insomma vivere le avventure per loro è importantissimo, perché li fa crescere, e li fa crescere con gli altri, con l'affetto e l'amicizia della persona vicina, insomma. E come dice Antoine Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, il tempo che ha perso per la rosa ha fatto della rosa la cosa più importante. Infatti io avevo appuntato insomma questa apertura del libro Il meraviglioso mondo di Fiorellina, che è stato in qualche modo dedicato, un tributo a questo grande... Che è il mio libro preferito da piccola. Cioè un'anima... Che io consiglio a tutti, perché è veramente molto... A grandi e piccolini. Esatto. È un libro importante. Senta, a proposito di lettori, i suoi primi lettori chi sono stati? I miei nipotini. I nipoti. Che io semplicemente chiamo qui qua, e io sono nonna papera, perché attraverso di loro io mi diverto a fare un po' di avventure, quindi quando loro mi vedono, allora oggi dove andiamo? Allora cerchiamo sempre di farli meravigliare, soprattutto di farli appassionare al rapporto con la natura, che è una cosa molto importante. E cosa le hanno detto leggendo le Loro pagine sono di Fiorellina? Estremamente entusiasti di Fiorellina. Quando parlano di Fiorellina, loro dicono: ma che dice Fiorellina? Cosa ne pensa Fiorellina? Quindi, insomma, è diventata è una quasi, cosa simpatica, no? Dai, Fiorellina. Un ologramma presente, no? nella vita della famiglia. Volevo aggiungere Teresa. Che io rimasi meravigliata quando Franca mi disse, perché dico: ma chi è Fiorellina, Franca? E lei mi disse: Fiorellina sono io. Ed è lei, in effetti, ci sono io da piccola. E
mi piacque questo progetto perché io ho vissuto questo periodo, quindi ho vissuto la campagna, ho vissuto il fiume, l'acqua, gli animali, questo mi ha riportato anche indietro ed è piaciuto tantissimo a me, perché io amo fare libri per bambini, tanto, e abbiamo lavorato tanto anche nelle scuole e mi auguro di poter portare anche questo, appena possibile, a farlo conoscere ai bambini di prima e seconda elementare, e faremo sicuramente un bel percorso, sono sicurissima. Primo incontro ufficiale lo abbiamo il 30 a Ripattoni in Arte e ci saranno dei bimbi e delle insegnanti che sicuramente lo utilizzeranno anche come teatro, e questo mi fa molto piacere. Ecco, questo è un bel capitolo da approfondire, anche perché le storie, le favole, i racconti in generale sono un po' teatrali, nel senso che devono essere appunto espressi con una certa espressività, scusatemi la ripetizione, il gioco di parole, con una certa intonazione, dando il timbro di voce giusta, no, nel momento giusto. Lei è una di quelle nonne che la sera addormenta i propri nipoti, immagino, leggendo? In questo periodo sì, in questo periodo sì. Perché con lockdown i miei nipoti abitano nella nostra casa, un po', una casa ampia, abbastanza grande, loro abitano sopra. E quindi ce li ha sempre vicini, ha avuto la fortuna di poterli godere anche in questo. Poi li spingo spesso verso il teatro, perché il teatro è vita e, come diceva Shakespeare, tutto il mondo è un palcoscenico, Le persone entrano e escono di scena, quindi cerchiamo di entusiasmarli, soprattutto di incuriosirli e di farli meravigliare, perché non è facile farli meravigliare, quindi. Il ricordo più caro che ha rispetto alla sua infanzia, la sua vita trascorsa in campagna, e non solo, perché tra poco parleremo anche degli altri contesti magari. Beh, no, ce ne sono tanti, infatti li ho ricordati. Soprattutto vivere questa campagna, sdraiarsi sull'erba e sentire l'alito del cielo sopra di noi. Ecco, proviamo a fare un esperimento, anche voi che siete a casa, provate a immaginare esattamente la scena che ha descritto Franca Di Carlo, cioè per un minuto chiudiamo gli occhi, restiamo in silenzio, guardiamo l'immagine di questo prato verde e credo che sia davvero... E guardare pure il cielo. E guardare l'immensità del cielo, insomma, che il sole, la natura, tutto, e quindi pensare, andare avanti, quello è importante. Abbiamo parlato di campagna, chiedo scusa, prego. Abbiamo parlato di campagna, dicevo, no? Però le prossime collane riguarderanno anche il mare, la montagna, perché vogliamo raccontare, far scoprire ai nostri ragazzi la città. Ecco. Sì, infatti ci sarà anche la raccolta della camomilla, che era una cosa meravigliosa per noi bambini quando c'era questa possibilità di andare lì e toccare con mano questo fiore bellissimo. E quindi tanti altri momenti belli vissuti da noi e che Franca ha voluto diciamo, lasciare un'eredità ai piccoli ragazzi che arriveranno e che ci sono. Insomma, la città, per lei qual è stata? La città è Teramo. Io sono vissuta a Teramo, però sono stata sempre con il cuore come un po' contadina, e l'estate la passavo in campagna, però io amo molto la mia città, io sono un po' terrona, quindi insomma la mia città è sicuramente Teramo, ecco, che amo molto, amo tuttora, ho scelto di vivere a Teramo, anche se forse nel percorso di vita avrei... Non lo so, mi si era proposto qualche altra cosa, quindi però... Però è sempre difficile recidere, no? Il cordone ombelicale con il posto... I legami sono molto difficili da recidere, i legami sono importanti, e l'amore per la famiglia è molto importante perché ti fa crescere e ti fa vivere soprattutto molto sereni. Io penso che sia molto importante l'amore della famiglia. Posso aggiungere una curiosità? Assolutamente, certo. Franca abita vicino a casa mia, proprio, però lei ha una casa meravigliosa sopra una collina, e in questa casa
è nato mio marito, quindi è proprio, nulla è per caso, io dico. C'è cioè questo fil rouge che collega sì, un sì, po'. Sì, sì, bellissimo, io sono molto affezionata a Franca perché è molto, cioè siamo in sintonia, ecco, perché veniamo dallo stesso periodo di vita. E quindi per me lavorare con lei e fare questo lavoro mi è piaciuto tanto e spero di poterlo portare avanti per altri libri che si aggiungeranno a questa collana. Presentazioni ce ne sono state, iniziano già perché insomma adesso, è anche importante. No, perché stavamo aspettando proprio il momento giusto e il contesto giusto. Infatti la prima sarà il 30, come ho detto, arriva a Toni con questo spazio per ragazzi. Quando è nata l'idea esattamente? Cioè il lockdown ha fatto un po' da miccia? Il lockdown, sì. Perché a volte magari stare lì senza fare niente bisognava lavorare e quindi magari... prima non avevo tempo, poi diciamo il tempo l'ho trovato. Il tempo si trova sempre. Assolutamente. Se si desidera una cosa sì, se magari non la si desidera non si trova. Ma lei da neofita della scrittura aveva mai pensato che avrebbe scritto come sua prima opera un libro per bambini? Eh sì, però io volevo scrivere qualcosa legato all'infanzia, quindi... ci sono altri che scrivono cose ben più importanti, però l'infanzia magari... Non tutti amano descrivere i fatti dell'infanzia. Però mi lasci dire, perché... il compito di rivolgersi, di avere come interlocutore un bambino è ancora più difficile perché intercettare la curiosità, catalizzare l'attenzione in un mondo che, come dicevamo prima, è molto veloce, quindi oggi i nostri ragazzi difficilmente riescono a essere concentrati su un qualcosa che non sia smart, che non sia veloce, che non sia... accattivante nella forma, sì. No? Però io sono convinta che questo dipende anche da chi sta vicino al bambino, perché il bambino va stimolato e se al bambino viene messo materiale a disposizione di questo genere, il bambino diventa sempre più curioso. Io ho avuto la fortuna di incontrare una insegnante della Sapienza a Roma che mi diceva, dice Teresa, il marito è il professor De Lucia che ha lasciato addirittura 2000 volumi alla biblioteca di Teramo, ha donato, e mi diceva, Teresa devi assolutamente mettere materiale davanti al bambino e vedrai che anche ecco, libri, giocattoli, all'inizio vedrà solo le figure, poi si interesserà alla lettura, all'interno, anche se lo scarabocchi il libro, lascialo fare e vedrai che piano piano si avvicinerà al libro e questo... Per i miei figli è successo, poi ripeto, non tutti si indirizzano alla lettura, ma se vengono aiutati fin da piccoli qualcosa si ottiene, sono sicurissima. Spesso ecco. Non si ha molto tempo a disposizione, però i miei nipoti mi chiedono sempre, mi leggi qualcosa? E poi dici ancora. È un esercizio. Sì, se li abitui alla lettura magari loro sono entusiasti, diciamo, ecco. Molto, con molto piacere. E i suoi figli invece cosa le hanno? I miei figli anche, io poi leggevo a loro la mitologia greca perché avevo questa grande passione per la mitologia greca. Generi un po' diversi. Però avevo meno tempo per loro, genere un po' diverso. E beh sì, perché per i figli si ha sempre meno ecco tempo. Ecco perché ho voluto scegliere cose semplici che arrivano nel cuore del bambino, perché le cose un po' più difficili è difficile che arrivino, e invece le cose semplici. Essenziali. Andiamo a parlare perché di essenzialità. È molto importante l'essenzialità, quindi. Bene, noi abbiamo terminato il nostro tempo, care signore, è stato davvero un piacere, io vorrei pregare la regia insomma di mandare nuovamente in onda la copertina del libro, Il meraviglioso mondo di Fiorellina. Scritto da Franca Di Carlo, edito da Artemia Nova Editrice. Il primo di una collana che immaginiamo sia fruttuosa e ricca di successo. Lunga serie, La prima di una lunga serie, come si dice. Sì. Abbiamo bisogno tutti di leggere un po', assolutamente, soprattutto sì. I nostri figli e i nostri nipoti. Sì. O di leggere i figli.
o di leggerlo ai figli, esatto, per riscoprirci, per tornare a stupirci tutti quanti. Allora io ringrazio Franca Di Carlo, grazie per essersi grazie messa a disposizione e per averci aperto il suo mondo e quello di Fiorellina. Grazie a Teresa Orsini, grazie a voi, di Artemia Nova Editrice, grazie. Complimenti per i vostri progetti, per il vostro lavoro e anche per lo spirito con il quale affrontate quello che fate. Abbiamo tutti noi bisogno di ritrovarci e di riscoprirci, no? Come bambini, sì, fiorelline, esatto. Come dice Franca, giustamente, fiorelline. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie a lei. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci ritroveremo tra poco. E allora eccoci di nuovo insieme, è l'estate, la stagione dell'amore, ma che cosa accade se l'amore scoppia in vacanza? Si tratta di semplici fuochi di paglia, come renderli invece relazioni durature? Interrogativi che sono un po' connaturati alla nostra stessa natura e che ci portano ad avere dei dubbi. E l'uomo e le donne vanno a caccia di risposte in amore, anche se sempre le risposte non arrivano, ahimè. Ne parliamo con un'esperta più in generale di come funzionano i meccanismi e le relazioni. Saluto e ringrazio la dottoressa Antonella Baiocchi, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno, ben ritrovata dottoressa. Le piace questa cornice in cui ci siamo trasferiti? È meravigliosa, veramente. È un'oasi, fantastica location. Fantastica location e anche adatta, come dire, all'argomento, no? Perché qui alle nostre spalle c'è un fantastico quadro realizzato dal nostro Giuro, che nemmeno a farlo apposta ha anche un cuore. L'amore, cara Antonella, bello, guida un po' le nostre vite, eh? Assolutamente. Diciamo che l'obiettivo principale di ogni persona è quello di piacere. Di trovare qualcuno che in qualche modo lo possa amare, proteggere. E l'amore, il primordiale amore, è quello che noi ricerchiamo nei confronti delle nostre figure di riferimento, no? Dei genitori. Per avere il loro amore, in qualche modo, i bimbi farebbero di tutto. E questo ci rimane nella vita, perché l'amore è la cosa principale. Piacere, essere voluti bene, perché? Perché insieme ci possiamo salvare la pelle anche, non è solamente una questione di cuore e romanticismo, è fondamentale piacere al gruppo, avere qualcuno che ci protegge, perché? Perché in questo modo si aumentano le probabilità di superare gli ostacoli che da soli non si supererebbero. Comunque non voglio essere cinica, perché siamo qui per parlare di romanticismo. Ma è davvero così, però mi ha lanciato un assist interessante, cioè ci si può salvare da soli e soprattutto bisogna necessariamente affidare la propria vita a qualcun altro per riuscire ad emergere? Beh, diciamo che in natura, se sei da solo e devi combattere un leone, è molto più improbabile che tu riesca a farcela, devi essere proprio un supereroe. Invece se si è in gruppo, in qualche modo le probabilità di farcela aumentano. Diciamo, se vogliamo parlare in una maniera, spiegare la faccenda in una maniera, diciamo, un po' più terrena. Sicuramente fare la persona è un essere sociale, è nato per fare gruppo, anche per i motivi, diciamo, un po' più cinici che ho appena espresso. Ma fare gruppo, piacere, per fare gruppo bisogna piacere all'interlocutore, no? Perché se non gli piaci non fai gruppo, ti emarginano. Il carisma è fondamentale. E diciamo che quindi poi affiliarsi, poter piacere alle persone che ti piacciono è uno, diciamo, degli obiettivi principali della nostra vita. Ma amare qualcuno non vuol dire necessariamente affidargli la propria esistenza. Stavamo parlando di amore in vacanza, lo stavamo facendo in compagnia della dottoressa Antonella Baiocchi, psicologa e psicoterapeuta, che ci stava, insomma, come dire, anche mettendo a disposizione la sua esperienza da professionista rispetto a quella che è una casistica. E dicevamo, dottoressa, appunto, sì, è vero, come è vero, che l'estate
siamo un po' tutti portati a nuovi incontri, a fare nuove esperienze, è altrettanto vero che non bisogna farsi troppe illusioni, perché nella maggior parte dei casi purtroppo questo tipo di incontri non finisce come ci si aspetta. Sì, stavamo appunto dicendo se che cos'è che rende duraturo un amore, insomma. Ecco, è fondamentale non farsi troppe illusioni e prendere, diciamo, questi incontri come un dono di vita, perché per far durare un amore, una relazione, c'è bisogno di ben altro, stavo dicendo, delle farfalle nello stomaco, dell'alchimia che si crea in certi momenti. Si ha bisogno della capacità della persona di una mentalità matura. Che cosa vuol dire mentalità matura? In definitiva, conoscere le regole della vita, avere una, ad esempio, sapere che ogni relazione, la gran parte delle relazioni, comincia perché in qualche modo si crea una chimica. Quindi c'è un'attrazione, c'è un momento di sballo che ti porta a vedere l'interlocutore assolutamente preciso per la tua vita, per te. Quindi ti porta ad amare dell'interlocutore anche caratteristiche che se possedute da altre persone in qualche modo disdegneresti. Insomma, l'altro ti piace, c'è una chimica che ti porta a vederlo prevalentemente quella cosa adatto che si dice, non si può spiegare, ecco, ma c'è. Non si può spiegare, ma c'è, mi piace. Allora, io la chiamo chimica, oppure la chiamo momento di sballo. Ed è un momento meraviglioso. Se le persone però credono, equivocano, che questo momento di sballo, di sentirsi a volare da terra, se credono che questo sia l'amore, in qualche modo sono fuori strada. Perché questo momento con l'amore non ha niente a che fare, assolutamente. L'amore viene dopo, quando lo sballo passa e comincia a scendere e si comincia a vedere l'altro esattamente com'è, cioè diverso da noi in una percentuale altissima, elevatissima. Ecco che quando lo comincio a vedere diverso e quindi non più uguale al tuo modello che hai in testa, all'ideale, al modellino che hai in testa, ecco che lì cominciano i problemi. Perché? Perché se la persona non è educata a rispettare il diverso, non è preparata a capire che ogni persona che incontri sarà assolutamente diversa da te e non deve equivocare il momento di sballo in cui la vedi uguale, e sapere anche che l'amore ha a che fare con il gestire questa diversità in una maniera, in qualche modo, che contempla tante frustrazioni. Bene? L'amore contempla frustrazioni, è fondamentale, in qualche modo saper gestire la diversità dell'altro in una maniera che mi porti a salvare il buono che ha l'interlocutore e a non buttare tutto perché ha delle cose che non mi piacciono. Allora, questa capacità di gestire la diversità dell'altro in una maniera, diciamo, intelligente, armoniosa, è una capacità purtroppo che oggigiorno manca alla gran parte di persone. Assolutamente, perché le persone credono che la persona adatta da farci rimanere accanto sia prevalentemente, debba essere prevalentemente la persona più uguale al mio modello, che non diversa. Uguale è giusto, è sano, diverso viene visto come diabolico, come nemico. Questa è una convinzione assolutamente che ci porta fuori strada, è come credere che la Terra sia quadrata ancora nel 2021. Perché? Perché l'amore ha a che fare con il diverso. Amore ha a che fare con diverso è normalità, l'uguale è eccezione. Quindi trovare e scoprire la persona che ci sta piacendo, diversa da noi, attenzione, e sapere che ciò che è diverso al 99% non piace, ok? Non prendiamoci, cioè liberiamoci dalla convinzione che il diverso ci debba piacere. Se il diverso ci piace in qualche modo non è più diverso, non è diverso, è qualcosa che in qualche modo collima con il mio modello, che ci appartiene. Il diverso al 99% non piace, dà fastidio. E l'amore è pieno, colmo di queste diversità con le quali devi avere a che fare. Questa capacità di mediare tra le reciproche diversità, che quindi contempla
contempla, oltre che l'aver acquisito, diciamo, una, delle informazioni corrette, ma contempla anche la capacità di parlarsi, di esprimere il proprio dissenso, di esprimere le proprie emozioni, di saper dire all'altro quello che di lui non ci piace o di lei non ci piace. Cioè il dialogo. E sapersi, ma il dialogo non basta. Non basta. Perché tutte le persone parlano, bene, ma il dialogo deve essere un dialogo di qualità. Costruttivo. Che in qualche modo con... costruttivo vuol dire che si parli all'altro utilizzando delle ricette sane. Mi spiego, perché altrimenti io dialogo con l'altro, ma se le mie ricette, diciamo, relazionali sono tossiche, io dialogo con te e ti riempio di critiche e ti dico io ti amo ma mi stai deludendo perché ti stai comportando in una maniera che mi sorprende, quindi ti do 10 minuti per cambiare, altrimenti io comincio a guardarmi intorno. Le persone scambiano questo come dialogo, questo non è dialogo sano, questo è tossicità, mi spiego? Perché un dialogo sano, per essere sano, ha bisogno di punti di riferimento, in definitiva di una mentalità in qualche modo colma di informazioni sane, mi spiego, altrimenti uno parla con, cioè, il contenuto con, che con ha. L'idea di trascinare, certo, a sé, di trascinare l'altra persona. A sé. C'è una bellissima frase che è entrata un po' nella storia e che si riferisce al film Love Story, cioè, e dice segnatamente: amare significa non dover mai chiedere scusa. Oh, non so se questo... Questa è una delle tossicità più grandi di questo mondo, ma noi siamo pieni di tossicità, nel senso che abbiamo acquisito per condizionamento delle mappe mentali, delle ricette per stare in relazioni, delle ricette tossiche, primo perché chi dovrebbe passarcele, cioè i nostri adulti di riferimento, dai genitori alla scuola eccetera, ci passano ricette sballate, bene? Cioè le loro ricette sballate ce le passano, ognuno passa all'altro quello che ha, bene? Ma anche perché la società, questo grande genitore, questo grande interlocutore di riferimento, no? Attraverso i film, attraverso le trasmissioni, ci continua a passare delle modalità tossiche di stare in relazioni. Ok? L'amore ha a che fare con l'errore, con la critica, ha a che fare con chiedere scusa, anche quando io non capisco, ok, di averti fatto male. Mm-hmm. Ma se tu mi dici che il mio comportamento, fatto in buona fede, fatto per farti bene, a te in qualche modo ha fatto male, è doveroso chiedere scusa, perché quello che prova l'altro in qualche modo è diverso da quello che provo io. Se a me un certo comportamento non fa male, bene, io non devo mai perdere di vista che io sono un essere unico al mondo, se non fa male a me ci sono altri 7 miliardi e passa persone che quello stesso comportamento lo vive in un altro modo. Ma questa, diciamo, acquisizione di questa umanità così diversa, no? E che il diverso è la costanza e che l'uguale è l'eccezione, questa modalità di interpretare l'umanità in una maniera del genere è una modalità ancora radicata, ancora non conosciuta. Ah. Ok? Le persone tendono a credere che siamo più uguali che diversi, le persone tendono a credere che quello che loro sentono, vogliono, in qualche modo debba essere la, ciò che, la verità per tutti, in definitiva, è il modello per tutti. Cioè noi cerchiamo nell'altro la proiezione di quello infatti, che vorremmo. Infatti, perché siamo stati educati in modo tossico. Siamo stati questo educati un po', è un po' egoismo, non c'ha nulla a che ma fare con l'amore, no? Sì, egoismo vuol dire credere che quello che io vedo dal mio punto di vista, esatto, sia quello che ci sia da vedere, sia il giusto. Bene? La persona egoista è solo una persona educata male, che funziona coerentemente con le mappe mentali tossiche che le ha acquisito. Questi discorsi si complicano quando nel background delle persone coinvolte in questa storia, in una ipotetica storia, ci sono dei matrimoni. E allora io ho preso un frame di un film, Le pagine della nostra vita, che peraltro è un altro film che ha tema un amore nato in vacanza, e c'è questo scambio tra i due amanti, cara dottoressa, in cui dopo aver consumato insieme una notte di passione, lui dice a lei: ma scusami, allora questi 2 giorni trascorsi insieme per te non sono contati niente, che adesso torni da tuo marito. Vediamo. E che significano questi 2 giorni? Li abbiamo vissuti, lo sai? Lo so che li abbiamo vissuti e sono stati meravigliosi, ma li abbiamo vissuti da veri incoscienti. Io ho un fidanzato che mi aspetta in un albergo e che sarà distrutto quando scoprirà. Quindi tu che fai l'amore con me e poi torni da tuo marito?
Ecco, fa un po' specie perché di solito a pronunciare queste frasi sono più le donne che gli uomini, no? Sì, ma oggigiorno in qualche modo queste divisioni oramai si sono... Non esistono più, le abbiamo superate. Anche l'uomo in qualche modo attira fuori la sua sensibilità e la donna purtroppo tira fuori la sua durezza. Comunque, questo aspettarsi dalle relazioni un qualcosa... È consueto, è fondamentale quando ci si entra in relazione con qualcuno sapere che cosa si cerca e anche cercare di comunicarlo all'altro. Perché... Però è vero che le cose magari cambiano in divenire, no? Cioè, anche. Inizialmente si accetta di scendere certo. A patti perché spinti dalla passione, poi entrano in gioco certo. I sentimenti. E si resta... Ed è giusto fare delle domande, no? Esatto. Io per come sono mi aspetterei che dopo questa notte di passione, no, sì. Continuiamo a vederci, no? Che io conti per te, riesca a contare in maniera più pesante, più rispetto ad altri, ma è giusto parlarsi, bene, ci si unisce perché ci si piace, perché in qualche modo scatta la chimica, ma poi è fondamentale esprimersi, parlare, dire all'altro quello che ci si aspetta. E da lì in poi c'è la possibilità di costruire una relazione duratura. Una relazione duratura ha tanto bisogno anche della persona che si conosce, non solo che conosce le regole fondamentali di come funziona il mondo, ma anche conoscersi, conoscere i propri bisogni, conoscere che cosa cerca in una relazione e cercare di vedere se l'altro in qualche modo può soddisfare questa, diciamo, nostra mancanza. Io posso dire una cosa fondamentale, che più sei una persona indipendente, nel senso che i tuoi bisogni in qualche modo sai gestirteli da sola, autonomamente, e più una relazione puoi instaurare una relazione matura con un'altra persona, diciamo in qualche modo che anche lei sia indipendente. Molte coppie si formano per colmare dei reciproci bisogni e quando formi una coppia perché non hai i soldi e lui, lei ha una buona posizione. Quando formi una coppia perché tu vuoi essere qualcuno in società e quella relazione ti permette di essere qualcuno in società, mi spiego? E quindi cioè desideri. Poi l'incantesimo si rompe a un certo punto. È già rotto. Ecco, tra l'altro vedo un sorriso accennato sul suo volto, anche perché lei l'amore l'ha trovato, visto che poi ad agosto lo possiamo dire... Prego, lo possiamo dire con Volerà a nozze la nostra dottoressa con Adamo, giusto? Sì, con Adamo. Tra l'altro abbiamo una foto, insomma, siamo riusciti. Addirittura. Abbiamo anche preso una foto per che vi ritrae. Splendida coppia comunque. Guardi, questo è un amore maturo. Un amore maturo a cui io non avrei mai pensato assolutamente e ambito. Perché... entrambi siamo stati sposati, abbiamo avuto diciamo, le reciproche farfalle nello stomaco e adesso che ci troviamo liberi ci siamo incontrati ma senza alcuna aspettativa. Di fondo ti posso dire che non avrei mai pensato di potermi innamorare e decidere insieme di passare questo bellissimo ultimo pezzo di vita. In definitiva, insieme, ultimo lunghissimo, attenzione, ultimo, però è ultimo, non siamo dei ventenni, mi spiego. E poi diciamo anche che spesso ridiamo sul fatto che sposarsi alla nostra età e giurare il per sempre, in definitiva, è molto più facile, no? In qualche modo, perché che non dirlo a vent'anni. Non è il vostro caso. No, ma il nostro, noi siamo insieme perché in qualche modo... siamo due persone mature che sanno quello che vogliono e ci siamo piaciute perché è stato importante in definitiva l'attrazione e dopo l'attrazione ci siamo scoperti diciamo come una cerniera lampo in definitiva dei paracadutisti però non quelle è che più si facile rompono o è più difficile è più facile o più difficile trovarsi quando si è maturi ecco
Beh, è assolutamente più difficile. Più difficile. Assolutamente. Noi siamo coscienti che ci è capitato, diciamo, qualcosa di eccezionale. Perché in età matura, prima di tutto, hai più chiaro ciò che non vuoi in una persona. Certo. E quindi hai dei canoni molto più ristretti. In età matura, ad esempio, trovi persone che non rientrano, il tuo modello in qualche modo si fa molto più rigido che non in altri momenti. Si è molto indipendenti, no? Certo. Si hanno i propri spazi ai quali è difficile, certo, rinunciare se non per una persona per la quale valga davvero e la pena fare. Poi molte persone sono anche scettiche, in età matura in qualche modo dopo tanti fallimenti relazionali che si possono aver accumulato si è chiusi, ci vuole ancora più pazienza per cercare di aprire un cuore ad una certa età. Ci sono tanti ostacoli, insomma, tanti ostacoli. Spesso in età matura si fanno degli incontri prevalentemente sulla base di bisogni che con l'amore hanno poco a che, certo, fare, insomma, no? Si fanno degli incontri per motivi sessuali, per motivi economici, per motivi di location, ok, in definitiva. Ma comunque voglio dare un messaggio di speranza. Nell'amore bisogna sempre crederci. Ed arriva solitamente quando non lo cerchi. È sempre così. È sempre stato così, sempre stato così. È sempre così, perché il cercare presuppone un bisogno e il bisogno non è mai alla base di una relazione sana, giusto dottoressa? Sì, per riepilogare, sì, certo, un bisogno, bravo, che sia necessità di affidarsi, certo, a qualcuno, bisogna prima di tutto stare bene con se stessi, certo, e poi si può stare bene anche in coppia. A proposito di futuro, a settembre insomma si tornerà, in autunno si tornerà al voto a San Benedetto, lei da assessore uscente riconfermerà questo per spaziare insomma, sì, un po' sulla, certo, politica, visto il suo ruolo anche istituzionale qui nel comune di San Benedetto del Tronto. Beh, assolutamente, a me l'esperienza di assessore che ho avuto il privilegio di fare è piaciuta moltissimo. Ho sempre lavorato a testa bassa, cercando di riempire di contenuti delle deleghe che solitamente sono viste e sono gestite in maniera leggera, perché pari opportunità, politiche della pace, dell'inclusione, dell'integrazione, no? Sono sempre in qualche modo deleghe di serie B, ma per chi sa l'importanza di questi contenuti per la qualità di vita, come lo so io ho cercato di, per me sono state deleghe molto pesanti. Prima di tutto perché le ho gestite, fare l'assessore con pochi spiccioli nel portafoglio è molto più difficile che non fare l'assessore con un bel portafoglio fornito. Però ho fatto del mio meglio, insomma, e ho cercato di riempirle di sostanza. E quindi sicuramente mi ricandido, assolutamente mi ricandido. Io sono convinta che in una cittadina, diciamo, come la nostra, di limitata grandezza, sia importantissimo dare la precedenza alla persona, indipendentemente dal colore politico. Ma il colore politico è assolutamente fondamentale sceglierlo per poter esserci nei giochi, per poter ambire a... Io ho scelto il colore, diciamo, l'orientamento centrodestra. Sono una donna di centrodestra e che si ricandida, e se sono piaciuta chiedo a chi mi conosce in questi anni di votarmi, perché ci sono ancora tantissime cose da fare, belle. Bene, allora in bocca al lupo doppi dunque per le nozze, per queste seconde nozze che saranno sicuramente anche baciate dal sole estivo, e poi per il futuro politico e professionale, certo, insomma, che l'accompagna. Grazie, grazie alla dottoressa, grazie a voi, Antonella Baiocchi, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ci ritroveremo tra poco. Grazie.
In diretta con Vera Mattina. Bene, a margine di questa puntata che è stata ricca anche di suggerimenti, di temi e di ospiti, io sono onorata davvero di introdurre i miei prossimi ospiti, in particolare di salutare il maestro Francisco José Fernández, che è un regista e uno sceneggiatore, peraltro la fama lo precede, il nome lo precede, una carriera costellata da tanti successi, la vittoria del Davide di Donatello nel 2001 con Ti voglio bene Eugenio e poi tante preziose collaborazioni con mostri sacri del cinema italiano, da Alberto Sordi a Giancarlo Giannini. Insomma, il maestro che sta per tornare di nuovo sul grande schermo con un nuovo progetto, e in questo progetto è coinvolto come produttore esecutivo Luigi Milardi. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti a entrambi. Grazie, grazie intanto per grazie aver accettato l'invito. Il nostro invito. Grazie per l'invito. Ecco, come regista e sceneggiatore, intanto maestro le chiedo cosa le pare di questa cornice che ci sta accogliendo questa mattina. Infatti questa mattina c'è questa brezza marina, c'è questo bel sole, non fa eccessivo caldo, il posto è meraviglioso. È la giornata ideale per girare una scena magari? Sì e no, attenzione, sì e no. Perché girare con quando c'è vento, il fonico ti dice sempre troppo vento. E allora è un guaio, è un guaio. Bisogna aspettare che il clima si assesti. E poi dipende naturalmente dalla scena che dobbiamo girare, perché se dobbiamo girare una scena di vento, ecco, giornate come queste. Però attenzione, anche questo, il cinema è sempre finto. Perché c'è il vento artificiale. Il vento si fa in studio a volte. Capito? Come la pioggia la facciamo noi, non è che andiamo a girare. Deve essere controllato. Deve essere tutto controllato, questo, bravo. Ecco, fateci caso allora, nel momento in cui vi capiterà di vedere un film, una scena di pioggia o con è condizioni, finta. È tutto finta, finito. È finta. Oh, ma noi vogliamo... Almeno sì. Chiedo scusa, prego. Almeno che non sia un film di... con poco budget, che allora quando piove bisogna accontentarsi. Non fai poverset e piove. Bisogna accontentarsi di quello che la natura dà e magari cambiare la sceneggiatura anche in base alle condizioni. È successo anche questo qualche volta. A voglia. Facciamo un tuffo indietro negli anni, perché prima parlavo di una carriera appunto costellata da grandi successi. Quando inizia José Fernández a lavorare come regista, a tenere la telecamera per mano la prima volta? No, io la telecamera per mano, in genere i registi che non vengono dalla fotografia, perché molti direttori della fotografia dopo fanno i registi. Noi conosciamo quello che è la fotografia, conosciamo, però lo facciamo fare agli altri. Agli altri. Capito? E, dopodiché io ho cominciato... Io cominciai molti anni fa collaborando col premio Flaiano. Premio prestigiosissimo. Dove il cinema mondiale è passato da Pescara. Il cinema americano, il cinema francese, il cinema spagnolo. E mi ricordo che lì ho conosciuto dai migliori sceneggiatori europei, americani, anche coreani. Registi, li ho conosciuti tutti. Che mondo era allora quello del cinema? C'era anche più... No, era un pelino un po' diverso. Un po' diverso, no? Sì. E dopo io volevo fare un inciso. Io mi dedico al cinema perché mio nonno era un vecchio ingegnere che 90 anni fa in Spagna insegnava con le nuove macchine... nei cinema, insegnava agli operatori come funzionavano, e allora mia madre e mia nonna stavano sempre al cinema, capito? Perché c'è sempre un motivo. È sempre un motivo. Io mi ricordo una volta con, eravamo Elio Pandolfi, il povero, che io lo chiamavo Guitto, toscano, quello che ha fatto tanti film, oddio non mi viene il nome, Luigi aiutami. Di che età? Di che anno? No, che ha fatto tutti i film di serie B, con Lino Banfi, che lui era toscano.
cogli impreparato. Ma questa non era preparata, No. Stiamo davvero improvvisando. No, che aveva un figlio disabile, poverino, che stava in Inghilterra. Ma era famosissimo, era toscano lui. Era figlio di Guidi Toscani, con Elio Pandolfi, che Elio Pandolfi raccontava. Io andavo a vedere la Magnani con sto cavallo che aveva un calès banana, e mi facevo delle risate pazzesche. Beh, questo insomma per dire, per raccontare. No, per dire, questo, però, come si chiamava? Oddio, questo... Bravo, Renzo Montagnani. È arrivato il nostro Samuele dalla regia. Bravo, Renzo Montagnani, che aveva sto figlio, e lui era magnifico, ci raccontava che faceva quel mestiere perché i suoi erano dei guitti che nella preguerra e nella guerra, capito? E aveva questo dolore, lui lavorava tanto per questo figlio disabile che viveva in Scozia, tra l'altro. Ed Elio Pandolfi lo conoscete anche, però Renzo Montagnani era una persona magnifica con questi. Scusa, ci mancherebbe, no, ma sono belle anche queste divagazioni, perché prima parlavamo di spontaneità e quindi quando si mette in moto la macchina dei ricordi accade anche questo. No, guarda, sì, e sì, poi tanti, immagino tanti, che tanti. Lei ne abbia davvero sì, a pagine con a Raffaella pagine. Ascona, con Raffaella Ascona mi raccontava. Raffaella Ascona è stato il più grande sceneggiatore spagnolo, è quello che ha creato Ferreri, perché Ferreri era un ragazzo che faceva il fotografo, e quando conobbe Raffaella Ascona a Madrid diventarono amici, lui capì che questo sceneggiatore era meraviglioso e tutti i più bei film di Ferreri sono di Raffaella Ascona. Mi raccontava le arrabbiature che aveva avuto con Ferreri, diceva, io stavo da una parte del marciapiede, lui dall'altra, ma vaffanculo, e ce le dicevano di tutti i colori, dopodiché facevano pace, capito? O con Leopoldo Trieste, il famosissimo Leopoldo Trieste, che iniziò con Totò e non sapeva come si dovesse comportare. Lui credeva che dovesse gesticolare, fare, e Totò gli disse, guagliò, guarda a me. E impara. Capito? Questo è un mestiere in cui bisogna guardare chi è guardare più bravo, gli altri, no? Sì, fondamentalmente questo, sì. No, Luigi? Sì, infatti sì. Io dal maestro Fernandez sto imparando molto. Lui ha pagine da raccontare, ha grandissima esperienza, quindi sono onorato di... No, io mi ci ritrovo bene, perché abbiamo fatto una cosa molto importante, secondo me, che io tra l'altro non la volevo fare in tempo di Covid, che era la storia di questo femminicida. Tra poco ci arriviamo. Sì. Allora dopo ne parleremo. Anzi, sì. Lo facciamo anche ascoltare, perché tra l'altro c'è un estratto molto forte, è un corto, si chiama I Complici, ed è molto forte e per la tematica e per l'interpretazione e per le inquadrature che ieri sono ci stavamo confrontando. La semplicità, perché non in un film, era lui. Lui è l'assassino in quel momento, è lui il protagonista. Il protagonista. Non devi muovere, non serve. Non serve. Molto bello, molto di impatto e tra l'altro estremamente attuale, purtroppo, perché la cronaca ci racconta di questi casi quasi nell'ordine di ogni giorno. Ma facciamo un passo indietro, perché prima accennavo, lei ha lavorato con artisti, con mostri sacri del cinema italiano internazionale. E allora ci vogliamo gustare un estratto di un film, adesso non ricordo il nome, con Alberto Sordi. Tutti dentro. Tutti dentro. Che era la visione che ebbe Rodolfo Sonego, che già capiva che ci sarebbe stata Tangentopoli, però 15 anni prima. Allora vediamoci questo brevissimo estratto. Falli tornare tu. De Luca, accompagna il consigliere, poi vieni subito da me. Che effetto fa rivedere queste scene? Ma insomma, mi ricordo, allora era già un personaggio Joe Pesci era già un personaggio,
era un uomo simpatico, questo italo-americano, che tra l'altro venne perché il mio agente è Vittorio Squillante e adesso è Mario, che sono quelli che hanno tutti i divi di Hollywood, e me lo dice, vedrai, era la mia prima, insomma, il battesimo non è andato male. La cosa che mi fa sorridere è che ricordo il primo giorno, Rodolfo mi chiama e mi dice, Francisco, c'hai 18 pose con Alberto ti ha voluto, dice benissimo. Spieghiamolo a chi magari ci segue, non capisce il gergo, cosa sì. Sono 18 pose? 18 pose sono 18 giorni di lavoro in cinema, che è una cosa mostruosa. Sono un tempo per il primo film, 18 giorni, a volte nemmeno un protagonista c'ha 18 giorni. Io ero contento, mi pagavano, insomma. Se no che mi fanno sto vestito, dovevo essere l'autista di Alberto, se non che ci fu uno sbaglio, un autista di un giudice non va vestito da carabiniere, va vestito in borghese. A me mi fanno sto vestito da carabiniere su misura, eccetera, eccetera, mi presento, tra l'altro giravamo a Rebibbia, che quello mi faceva una impressione terribile, girare a Rebibbia. Vabbè, arrivo lì, mi vesto, Paola, l'aiuto regista, Paola Scola, la figlia di Ettore Scola, fa, Francisco, e come sei venuto? Dico, come sono venuto? Me l'avete fatto voi il vestito, mica è mio. No, non è possibile, così si sono sbagliati. Arriva la macchina che dovevo guidare, che era una macchina blindata, con i vetri così di culo da sifone, sapete, di quelli grossi così, che non si vedeva nulla. Fanno uscire l'autista, che aveva più o meno la taglia, e gli fanno, si spogli! Sembrava fosse una rapina. Si spogli, andiamo in una cosa. Mi metto il vestito, mi stava a pennello, vestito blu a pennello. E dopo gli hanno detto, dico, vabbè, adesso se ne vada da... Se n'è andato dopo col vestito da carabiniere e non so quando gliel'hanno Ecco, che rigato. Cosa sarebbe successo se quella persona non si trovava lì in quel momento? No, vabbè, mi avrebbero fatto un vestito... Al volo? Al volo non lo so, però sarebbe successo un guaio perché io non avrei potuto guidare vestito da carabiniere. E le riprese si sarebbero... spieghiamo, praticamente quando anche un minimo... errore riguardo a un pantalone, no? Alle volte accade una distrazione, certo. Che nell'ordine cronologico anche del montaggio si vedono dei passaggi anche di vestiari diversi. Sì, vabbè, lì è l'edizione è colpa della segretaria di edizione, perché si chiamano raccordi. Quando tu finisci una scena, devi fare le foto, una scena non completamente finita, perché per orario, per eccetera, certo. Eccetera, la devi lasciare come sta, la devi fotografare esattamente. Se il giorno dopo o fra 10 giorni la riprendi, devi andare a vedere come era finita. A volte dicono, ma no, che vuoi che sia? Perché non si gira senso cronologico. Cronologico, capito? Non è... E allora lì a volte grandissimi film di grandissimi miliardi di dollari, ci sono degli errori. Si sono persi il colletto così. Che sono sciocchezze, però lì è la segretaria di edizione. Però allo spettatore più attento non sfuggono. Sì, vabbè, però se tu vai al cinema e devi vedere questi errori... Non c'è andare. No, non c'è andare. Non è lo spirito. Perché non vuole dire che non ti interessa. Certo. Vai solo a vedere, a puntare il dito. Certo. I famosi farisei del cinema... che molti sono gente che è stata disprezzata, non l'hanno mai fatta lavorare, allora fanno i commentatori... I tutologi. Non solo i tutologi, quelli che dicono vita e morte su un film, che non capiscono. Come si chiamano questi? Gli hater. No, non gli hater, no.
quelli che fanno le... I critici. I critici, bravo. I critici sono la peggiore razza. Sì. E poi magari parleremo sì, anche no, del rapporto con no, i no, 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 i critici, perché anche, attenzione, ci sono i critici comperati, eh? Attenzione. Quello è un altro discorso. No, no, perché questo io non vorrei aprire un coso, però vabbè, no, un'altra volta, oggi no. Luigi oggi giustamente no. Da giovane molto lo vedo, no, più, no. Lo vedo più timoroso, sì. Francisco parla giustamente forte anche dell'esperienza che ha e del potersi permettere di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, giusto? Perché ormai ha raggiunto un'autorevolezza tale. Da poterselo permettere. Andiamo avanti. C'è un film che ha segnato particolarmente la sua carriera, il suo lavoro, Ti voglio bene Eugenio. Sì. Perché? Se non altro anche per il riconoscimento prestigiosissimo che ha avuto David di Donatello. Cadeva l'anno 2001? Beh, in realtà l'abbiamo finito nel 2002, perché a cavallo, allora, sì. A volte... anche il timbro che dà la SIAE non è corretto. Sì, sono molto legato per due motivi. Uno perché è stato il mio primo film importante e dopo perché parla di una tematica alla quale io sono molto legato e sarò sempre legato. La vogliamo raccontare? Sì. Mm. Cioè io ho mio secondo figlio con la sindrome di Down. E allora mi sono immaginato quale sarebbe stata il suo futuro. Mm. E mi sono immaginato un Eugenio adulto. Avevo già visto Maurizio Costanzo una volta mi invitò a vedere un programma perché c'era un ragazzo, lui aveva trovato un ragazzo down. Che era un fenomeno, un ragazzo down spagnolo di Malaga, il padre era il custode del Teatro Nazionale di Malaga e lo portarono qui. Dopo c'era perché quello che dopo diventò amico mio, il professor Albertini, che è stato una delle massime autorità sulla sindrome di Down, mi disse: guarda, questo uomo è un fenomeno, se uno non lo vedesse con questi chiari tratti, segni da Down, direbbe che è una persona normale. Parlava molto, addirittura dopo, adesso non so se ha preso la terza laurea lui. Era un fenomeno. Io andai, mi ricordo, a Bologna, lo conobbi e abbiamo fatto amicizia. Dopo è chiaro che questa faccenda mi toccò molto, perché vidi una possibilità per mio figlio, vidi questa possibilità di un dopo di noi, no? Brava, che è un argomento brava. Lei molto l'ha detto, dibattuto. Ma è questo, il dopo di noi. Insomma, sono molto legato e per me è stato molto importante. E ancora tutt'oggi mi chiama la gente come se fossi un santino, perché ho trattato Eugenio in quella maniera. Dopo, tra l'altro, trovai questo magnifico attore che era Alfredo Scarlata. Alfredo Scarlata era questo ragazzo down che io conobbi nella metropolitana di Roma. Io mi feci passare per un mezzo scemo, vidi sto ragazzo con la valigetta e dissi: mi potresti aiutare che mi sono perso? Questo ragazzo aprì la valigia e mi cominciò a dire: guarda, devi andare qui, lì. Mi fece la mappa road. La map road di quello che dovevo fare. E rimasi meravigliato. Gli chiesi il numero della famiglia, parlai con la famiglia, parlai con Giancarlo. Dopo si conobbero e sono Giancarlo, stati Giancarlo Giannini, sì, diciamo. Giusto. E sono stati un po' di giorni insieme, ancora ogni tanto si sentono, come Giancarlo si sente con mio figlio Eugenio, gli fa gli auguri, si parlano, si vedano. Peraltro in Ti voglio bene Eugenio, sì. Oltre, come dire, a trattare e avere come protagonista questo ragazzo con sindrome di Down, lei
tocca un argomento particolare in relazione a questo tipo di sindrome, sì, che è quella dell'amore, sì, perché i ragazzi con sindrome di Down sono molto affettuosi, brava, brava, più che altri, sì, e quindi questo Eugenio che viene amato, diciamo, da, sì, da due ragazzine, di cui una purtroppo viene a mancare, va a riempire un po', in riferimento a quello che lei diceva prima, il dopo di noi, cioè come lascio mio figlio, il sogno di ogni genitore è vedere, sì, il proprio figlio magari sistemato, sì, con, sì, una famiglia, sì, sì, con un affetto vicino, e questo credo che sia un'altra... Sì, nel film, brava, lei l'ha capito perfettamente, nel film c'è questo, perché lui vive da solo, molti credono che non è possibile, no, a Barcellona, nella mia città, c'è il figlio di un politico che vive con una ragazza, vive, fa una vita normale, fa una vita normale e ha una vita normale, anzi mi sembra che qualche volta ha litigato e ha pure cambiato la fidanzata, tra l'altro, sempre come mi hanno detto, uomo normale, vive da solo, fa tutto da solo, non è impossibilitato, gli spagnoli sono molto avanti, gli spagnoli sono sempre stati un pelino avanti. Io questo è il desiderio per mio figlio, dopo lui è fissato davanti noi dove abitiamo a Pescara, va al mare ed è molto amico da un po' d'anni, dai fratelli Grosso. I fratelli Grosso sono Andrea Grosso, che gioca a pallacanestro, un atleta, e il fratello più conosciuto ancora che è Fabio Grosso. Firmò insomma il gol, il rigore, sì. Allora lui è pazzo per loro due, per questi fratelli Grosso, anzi ieri sono stati perché Fabio doveva rientrare a Frosinone che fa l'allenatore, Eugenio è rimasto tutto lì un po' preoccupato, ma gli abbiamo detto che ritorna. A proposito di questa scena di commiato, di saluto, sì, ce n'è una che noi abbiamo estratto dal film Ti voglio bene Eugenio, in cui appunto il ragazzo si separa da una giovane donna, al, sì, momento in cui lui viene confortato, sì, e lei si allontana a bordo di quest'auto. Sì. Vediamo. Ecco, abbiamo visto qualche breve estratto, insomma. Sì, è Orsetta De Rossi con Riccardo Garrone, che è il maresciallo. Questa era un'amica sua alla quale Eugenio andava a trovarla ogni tanto per essere confortato. Tutti noi capita, sì, no, di avere bisogno di essere confortati. Sì. Di essere confortati. No, come no. Soprattutto quando a volte si vivono momenti particolarmente di particolare fragilità e di debolezza. Allora mi aggancio a questo per introdurre invece il progetto nato sotto il lockdown, il corto I Complici, che invece tratta del femminicidio da un punto di vista diverso, cioè raccontando la psicologia del carnefice in del questo carnefice. Caso. Com'è nato? È nato che io non lo volevo fare. Non lo volevo fare perché non è le mie corde, dico oddio, no. Stefano Pomiglia, che è il mio alter ego, il mio coautore, che scriviamo sempre insieme le cose, mi dice dai fallo, ti stai annoiando, dico no guarda io nel lockdown non mi sto annoiando, sto benissimo, dai fallo. E cominciai a pensare, dico oddio,
chiamai Luigi, che lo conoscevo già. Dico, Luigi, lo facciamo? Lui subito. Sì. Ci siamo messi le mascherine così. Io avevo visto Ezio Budini, che aveva fatto un film umanista, che era, io l'avevo denominato una sorta di Cary Grant, che nel film di Humanism, non mi ricordo il regista chi è, era un Cary Grant di Pescara. E lì capì che questo Ezio Budini era un attore fantastico. Perché sai, per fare il regista a volte non tutti possono fare il regista, bisogna avere una sorta di intuizione, certo, di prendere l'attore. È una grossa responsabilità. Brava, perché a volte sì, a volte te l'impongono, però vabbè, ne parleremo in un altro momento. E capì che questo Budini era un fenomeno. Infatti gli diedi la cosa e dico, senti, lo facciamo, lo faremo. Per Bacco. Arrivò, timido, ti ricordi? È stato bravissimo, Ezio Budini. No, bravissimo, no, fortissimo. Vedete, di più. E allora facciamo una cosa, facciamolo vedere quanto sì. È stato bravo, facciamolo sì. Soprattutto ascoltare. Attenzione, perché... È forte la cosa. E le espressioni, in questo caso, poi mi dirai... Se sì. Il fatto di aver indossato la mascherina. No, allora, perché vabbè, perché noi la storia era in tempo di coronavirus, una magistrata non in presenza interroga un femminicida. Questa era l'idea. Cioè, da lontano, mascherina. Da remoto. Da remoto, brava. Vediamoci questo estratto dei complici. Ho ripreso a respirare quando lei ha smesso di farlo. Non mi voleva più. Io la seguivo. La fermavo per strada. La imploravo, la minacciavo, la insultavo. La colpivo. Dopo, ogni volta stavo peggio. E non respiravo. Ecco, la scelta di affrontare una tematica così scottante, anche sì. Scivolosa, che si potrebbe prestare a strumentalizzazioni, sì. No? Ma di raccontarla in maniera esattamente cruda, essenziale come nel Ma è essenziale, corto. Perché in genere si raccontano queste storie dalla parte della donna poverina, così, che nessuno la crede, che nessuno... tra l'altro la smitizza, sei una puttana, eccetera eccetera, già stato fatto già, ed era tristissimo, capite, perché vedere queste povere donne maltrattate, veseggiate, insomma pestate. L'idea è stata geniale, perché questo qui, tra l'altro, c'è questo contrasto, perché quando uno crede che una persona del genere sia brutta, sporca e cattiva, se tu facevi un personaggio bruttissimo, dicevi, vedi, è facile, questo proprio c'ha un'anima brutta. No, io ho voluto fare lui, che è un bellissimo uomo, Ezio, è un bellissimo uomo, che non sembra che possa dire quello che sta dicendo, non lo sembra, te lo dice, ti dice, io ho goduto, cioè, insomma, questa mia personaggio molto malato, non sembra chiaro, non entreremo nella malattia, ma queste persone esistono e sono veramente malate e pericolose. Purtroppo e fanno sì. Quel che fanno, capito? Però era il contrasto della bellezza, perché era un sadico puro, era proprio il male puro. Te lo racconta, ti dice, io sì, racconta con dovizie di particolari, sì. Di aver colpito per 40 coltellate, senza gesticolare troppo, dice, no, io 40 pugnalate, ne avrei potuto fare 60. Con una semplicità. Ed era lì. Disarmante. È lì il coso. Macchina fissa, destra, sinistra, basta. Non dovevi girare, perché se tu giri intorno perdi quel pathos che ti dà il personaggio, quello che sta dicendo. Peraltro il fatto di indossare la mascherina ci fa concentrare ancora di più sugli occhi. Sì.
no? Sullo sguardo, sì, sì. Uno sguardo glaciale. Glaciale e anche sul movimento delle mani, ci sono delle inquadrature che mi hanno colpito moltissimo, cioè sì. Quando lui racconta e sfrega le mani. Sì, sì, lei dice il coltello. Esatto, e mostra il palmo della mano, il colore del coltello azzurro. È stato molto credibile, fantastico. Ma infatti adesso mi farà Ponzio Pilato. Oh, e infatti adesso vengo al prossimo progetto. Però Luigi, com'è stato, ti chiedo, com'è collaborare con un maestro di questo calibro come Francisco Fernandez? Sicuramente è molto interessante, c'è tanto da imparare. Francisco Fernandez, pluripremiato, insomma. Poi nel caso del film dei Complici, lui ha trasformato questa esigenza che c'era il Covid, quindi avevamo un sacco di difficoltà, l'esigenza di indossare la mascherina, lui l'ha trasformata in un elemento scenico e ci ha costruito attorno proprio quest'idea registica di sfruttarla proprio a livello narrativo. Quindi queste intuizioni anche nella scelta degli attori, cioè sto imparando parecchio. Segno che a volte non bisogna allestire, insomma, e spendere eccessivamente, certo, per avere un prodotto di questo qualità. Questo è stato super minimalista. Sono minimalismo le idee, assoluto. Sono le idee. E non vi raccontiamo di più perché non possiamo. No. Non possiamo nel senso per non possiamo scoprirci. Certo. Però è stato veramente... Guardate, vedete, nella vita a volte quando tu non vuoi fare una cosa e dici oddio... Sono quelle cose che dopo ti porti... Escono meglio. Non solo, te le porti con più... Sentimento. Sentimento, sì. Non parlo del perché Eugenio per me è un timbro, è un marchio indelebile che mi porto sulla pelle, capito? Quello me lo porterò sempre, però non è quello. Perché è stato fatto come volevo, come doveva. Così questo sapevo ma non sapevo, credevo, non ci credevo, ma adesso ci credo tanto, capito? Cioè, vedi come cambiano la maniera, una cosa che tu credevi che non rispecchiasse? Ma no, allora, vi racconto, le più grandi canzoni sono state scritte su un fogliettino e non ci credeva nessuno. Perché questo te lo diranno tutti i cantautori. Ho che scritto sta cosa, dico non so come sarà. L'ho provata, non ci credevo, dopo man mano ho visto, ci credevo, dopo sono pezzi fantastici. È sempre così. Quando tu vuoi fare una cosa non ti viene, quando non la vuoi fare ti viene. È chiaro che c'è sempre una base giusta per fare quello, perché non è che... La grazia ricevuta c'è, ma certo, la voglia bisogna farci, lavorarci con le cose. Però quando tu non ti aspetti una cosa arriva, quando ti aspetti non arriva mai. È sempre così. È sempre così, ma nel lavoro, nel vostro lavoro, e soprattutto quando si parla insomma di lavori creativi, sì, ecco, la creatività è un po' così, arriva nei momenti più inaspettati. Più inaspettati, brava. Sì. Ecco, e... Tornando invece a questo nuovo progetto, perché c'è sempre l'Abruzzo al centro, sì, cioè Fernandez ha girato il mondo, lui stesso, sì, insomma, ha origini italo-spagnole, sì, lavorato con tanti attori, però ha scelto di vivere in Abruzzo, a Pescara, e ha scelto anche l'Abruzzo come teatro del prossimo progetto, che è un film storico. Sì. E insomma... Vogliamo, sì, lo introduco io e poi lasciamo la parola, certo, al maestro. Allora, questo è un film che è nato grazie alla cortesia di, cito, gli enti promotori e finanziatori, che sono la Fondazione Pescara Abruzzo, la Fondazione Tercas, Terra Verde Energy e Terra Verde, in collaborazione con Five Service, che si sono resi... hanno dato la loro disponibilità per creare questa ricostruzione storica, perché è un film, ricordiamo, storico, ambientato nell'antica Roma. Prima si parlava di farisei. Sì, a il tema, quindi siamo in tema. L'ultima vacanza del procuratore. Procuratore, sì. Ecco, sì, il procuratore sarebbe Ponzio Pilato. Certo, sì. Ponzio Pilato che, come gli storici ci insegnano, dovrebbe essere abruzzese. Di Bisenti. Di Bisenti. Allo stesso modo di Longino, che è il Lanciano, soldato di Lanciano, che ha trafitto Cristo sulla croce.
Quindi queste due figure molto importanti per il cristianesimo, il fatto che siano abruzzesi, poi Longino è stato fatto santo, diciamo, sono molto importanti, e non tutti sanno che fossero nostri conterranei. Sì. Ecco, realizzare un film in una regione come l'Abruzzo, che per tanti motivi è stata, insomma, al centro delle cronache, prima per il terremoto, poi per vari altri fatti di cronaca, il sisma, insomma, un momento così difficile, può fare da volano anche per il volano turistico, dico, per la regione, insomma? Io sì, sono sicuro che sarebbe possibile. Io sono un po' arrabbiato con la regione Abruzzo, perché la regione Abruzzo sapeva e sa che io stavo per fare questo, non è che mi ha dato un aiuto, no, sono state degli enti. Dobbiamo citare anche la Proloco di Bisenti. La Proloco di Bisenti, giustamente. Il Comune di Città Sant'Angelo. Sì, Comune di Città Sant'Angelo, che ci dà una mano perché iniziamo alla foce del Saline. Non è stata molto lungimirante. Noi si vuole fare un congresso mondiale su Ponzio Pilato ad Anagni. Io mi ero incontrato con il portavoce di Sua Santità Giovanni Paolo II e anche di Papa Francesco all'inizio, che era padre Federico Lombardi, che è stato anche di questo Papa attuale, Papa Francesco, dopo è passato a Monsignor Parolini, mi sembra, il portavoce, e gli avevamo detto di questa faccenda che volevamo fare. Insieme al senatore Quagliariello andai a trovarlo. E la regione Abruzzo non ha fatto niente, devo dire, per me. E io ce l'ho un po' con la regione Abruzzo, perché io sono figlio abruzzese e sono figlio prediletto dell'Abruzzo, capito? E sono un po' dispiaciuto. Dopo vedremo, perché sai, i politici sono un po' particolari, insomma, non vorrei entrare in questo tema. Il fatto è che a me mi viene in mente questa storia, io sono un credente, la storia mi è nata in una sagrestia con le parole "morì sotto Ponzio Pilato", che le diciamo milioni di volte, no? tutti i giorni nelle messe, nelle cose. Forse è uno dei personaggi insieme a Cristo più citato, Ponzio Pilato. Venire a sapere che si dice che sia che fosse abruzzese, che la tradizione lo dà come abruzzese a Bisenti, eccetera eccetera, mi fece molta impressione, no? Suggestione. E allora mi immaginai, perché è una storia inventata, si sa che dopo con l'imperatore Tiberio, che era suo suocero tra l'altro, finì un po' male, era un po' arrabbiato con lui e lo mandò chiamare, solo che quando arrivò Tiberio morì, perché Tiberio era il padre di Claudia Procula, che la ebbe da una terza moglie di Tiberio. E tutto questo mi balenava, dico, gli abruzzesi hanno avuto questo ruolo importante nella storia del mondo, nella storia della cristianità. E magari non lo sapevano. E molti non lo sanno. L'uscita di questo progetto? L'uscita vedremo, perché il problema è che i corti hanno solo uno sbocco festival. Sì. Perché nelle sale si vede poco, si vede in qualche televisione, non hanno una risonanza, una vetrina, diciamo, una vetrina, costante. Tante vetrine costante come sono i film. Certo. Però noi faremo in modo di avere una distribuzione. E ovviamente ci proviamo. Io ci tengo molto. E allora, noi abbiamo purtroppo terminato, anche se io vorrei stare qui con voi a parlare di cinema, e ascoltare, insomma, i racconti del maestro e confrontarmi anche con Luigi per molto tempo, però spero, insomma, di tornare ad accogliervi nuovamente, magari nei nostri
noi studi saremo, televisivi, perché no? Eh? Noi saremo, mi piacerebbe che una troupe vostra venisse sul set. Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Ecco, se si dovesse creare questa sinergia, perché no? Io mi candido, mi candido a partecipare. È un mondo molto molto affascinante. Ringrazio infinitamente Francisco José Fernández, regista, sceneggiatore, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a Luigi Milardi, produttore esecutivo di questo ultimo progetto dedicato a Ponzio Pilato, l'ultima vacanza del procuratore. Noi ci terremo aggiornati allora, ci terremo aggiornati. Grazie, grazie di nuovo a entrambi i miei ospiti, grazie a voi che come sempre ci avete seguito. Vera Mattina torna domattina con la nostra Emanuela Cermignani. Buon proseguimento di giornata su Vera TV. Ciao.